Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. Citofono a caso dei cognomi, nella notte fuggo via e non mi diverto. Prendo un aeroplano, mi risveglio fra le palme e le puttane e non mi diverto. Salgo ad una festa, mi alcolizzo di qualcosa e ci sto dentro e non mi diverto. E allora torno a casa e mi leggo Guerra e Pace di Tolstoi e non mi diverto. Mi diverto solo quando gioco con te a chi ride prima. Viva la TV Italia, siamo in Piazza Vittorio a Torino alla terza serata del Reset Festival e con noi c'è Marco Levi e il suo CD Vietata la riproduzione. Allora Marco, essere cantautore di 30 anni nella città della moda però con la cintura di castità. Sì, allora è una sofferenza assicurata, però ci sono delle persone che grazie a questa sofferenza, cioè a questo sentimento che non si riesce a esprimere, anche se lo butti alle modelle, anche se lo butti dove vuoi, ti rimane dentro, è come una palude, è come nelle cose torbide, cioè la vita, allora sono venute fuori queste canzoni che parlano così della mia vita sessuale, abbastanza. Sono contento di essere milanese perché è paradossalmente proprio in un posto così tanto mondano, una vita monacense come quella di un artista moderno come me è sensata. Mi diverto solo quando gioco con te a ruba bandiera. Fuori primavera, ma anche fosse autunno, tra noi l'amore è uno sballo. Le tue canzoni sono un paradossale inno all'ironia. Come le descrivi? Allora, ci sono delle canzoni in cui tu cerchi di essere serio, ma a un certo punto dentro di te senti che la sofferenza è il caso di buttarla in vacca e quindi questa sofferenza autentica cambia, tira giù la maschera e fa una smorfia, ecco, diciamo così. Quindi è un'ironia, però allo stesso tempo la disperazione a cui attinge è sincera, è autentica. La felicità è andare a niente, allora la felicità. La felicità è mettersi in pigiama, la felicità. Marco Levi, un menestrello, un cantautore bionico o un uomo che soffre? Un uomo single che soffre e che diventa bionico qualche volta. Sì. Ringraziamo e salutiamo Marco Levi, questo è Vietata la riproduzione per Viva la TV da Torino con Rinchinnici. La felicità.